E do allora la parola all'ultima relazione, all'ultimo relatore di oggi, e cioè a Giorgio Licci, il quale tratterà le immagini di scienza cripticamente presupposte nella teorizzazione della causalità jus penalistica. Prego. Mi sento moralmente impegnato a parlare da seduto, nonostante le mie abitudini, perché l'asserzione del professor Lolli è che l'umanista parla da seduto e lo scientista parla in piedi, quindi non posso sottrarmi a questa regola. Eugenio Corsini, nell'introdurre il suo commento al libro dell'Apocalisse, riconosce che occuparsi del libro dell'Apocalisse è segno di scarso equilibrio mentale. E allo stesso modo, mentre ringrazio il presidente del centro, il direttore della scuola e il coordinatore della sessione di avermi chiamato a parlare sulla causalità, riconosco che parlare della causalità certo non è indizio di particolare equilibrio mentale. Ciò detto, ciò premesso, entro in medias res. Il rapporto fra le scienze giuridiche e le scienze naturali non è privo di ambiguità. Se si vuole considerare il rapporto che è intrattenuto fra il diritto e le scienze naturali, si delineano due tendenze apparentemente contraddittorie, ma in realtà profondamente coese. E innanzitutto viene in considerazione la tendenza dei giuristi ad appartarsi in un universo a sua mem, concependo il diritto come una disciplina che ha i suoi problemi, che può risolverli attraverso le proprie procedure, le proprie regole, e in questo modo arriva sovente ad immunizzare il diritto dalle acquisizioni del pensiero contemporaneo. Però, pur illudendosi di poter vivere in un mondo appartato, in realtà il giurista inconsapevolmente si ispira ad immagini di scienza che recepisce, le recepisce a volte inconsapevolmente e spesso con notevole ritardo rispetto al momento in cui sono state formulate. E allora si delinea la seconda tendenza che caratterizza il rapporto fra teoria delle scienze giuridiche e teoria delle scienze naturali, cioè il fatto che il diritto utilizzi concetti e metodi a volte elaborati in altri contesti, vale a dire che presupponga un'immagine di scienza, cioè un modo di intendere la scienza, la sua validità, le sue fonti, la quale riposa a volte su premesse datate o largamente discusse nel mondo contemporaneo. Questi rilievi sono noti ai filosofi del diritto, sono stati a loro tempo formulati da Enrico Orvillan, da Vittorio Villa, ma si adattano particolarmente al mondo penalistico perché nella teorizzazione della causalità penalistica si assiste ad una adesione passiva ad una immagine di scienza molto precisa è molto datata, perché è l'immagine di scienza del neopositivismo. Il neopositivismo che ebbe negli anni 20 del Novecento il suo massimo splendore con il manifesto del Wiener Kreis, e che poi fu rielaborato negli anni 50 e di nuovo ebbe un grande successo negli anni 50. E siccome gran parte dei giuristi contemporanei si è formato, ha studiato in questo periodo, questa immagine di scienza è stata assorbita e viene restituita puntualmente nel modo con i quali molti giuristi affrontano i rapporti fra scienze giuridiche e scienze naturali. E siccome il neopositivismo anni 50 presuppone il monismo metodologico, ecco che allora
l'impostazione dei giuristi è quella di una sorta di atteggiamento reverenziale nei confronti delle scienze naturali, scienze ritenute erroneamente esatte, nonostante invece abbiano anch'esse un carattere prettamente concetturale, precario, provvisorio, sempre suscettibile di essere sottoposto a prova di falso. Però il giurista ha un grande rispetto delle scienze naturali. E siccome il monismo metodologico ritiene che il metodo per eccellenza sia il metodo della scienza, sia il metodo delle scienze naturali, ecco che a volte il giurista fonda su questa impostazione questo proprio atteggiamento di adesione passiva e di rispetto per le scienze naturali. Sotto questo profilo, il grande metodo del tecnicismo giuridico è stato proprio quello di affrancare, anzi sotto un certo profilo di anticipare l'idea popperiana che ogni scienza sia libera di determinare il proprio oggetto e i propri metodi. In linea di principio il tecnicismo giuridico diceva il diritto ha le sue esigenze, le sue caratteristiche, può affrontare i problemi con la propria metodologia. Il fraintendimento del tecnicismo giuridico inizia quando questa più che legittima rivendicazione di autonomia viene confusa con la rivendicazione di poter ignorare il pensiero contemporaneo, con la rivendicazione di estromettere l'epistemologia e l'assiologia dal diritto, in omaggio, in nome ad una pretesa autonomia del diritto, per cui il diritto può ripiegarsi sui propri problemi, problemi tecnici, problemi pratici, e tutto quello che è filosofia del diritto, che è metascienza. È un discorso il quale sì, potrà essere fatto da anime belle, ma poi al momento di applicare le regole il discorso diventa un discorso pratico, connotato di ragioni tecniche. Ed ecco che allora il diritto si crea una sorta di isolamento autistico in base al quale diventa impermeabile alle acquisizioni della scienza contemporanea. E qui si spiega la scarsa attenzione, per esempio, che hanno molti giuristi per la differenza fra scienza e tecnologia. La scienza è la produzione di teorie, la costruzione di teorie, l'attività di teorizzazione. La tecnologia è l'applicazione delle teorie al caso pratico. Ma in omaggio ad una concezione strumentalistica della scienza, che aveva il suo maggiore successo quando il neopositivismo celebrava i grandi successi della scienza e quindi anche della tecnologia negli anni 50, ecco che si pensa che in fondo le scienze giuridiche devono essere finalizzate a risolvere i propri problemi pratici, possono ripiegarsi sugli scopi immediati, mentre lo scopo della conoscenza teoretica e della conoscenza teoretica giuridica quindi anche è la curiosità. È la curiosità teoretica fine a se stessa. Von Weizsäcker ci dice che lo scopo appunto è di theoretische Neugier. Noi siamo interessati a conoscere la natura dei buchi neri, ci dice Hilary Putnam, oppure la fondatezza dell'ipotesi del Big Bang, non in vista della ricaduta tecnologica che possa avere una spiegazione di questo genere. Ne siamo interessati perché siamo curiosi di saperlo. E questo discorso vale per tutte le scienze, vale per tutta la conoscenza teoretica, non vale soltanto per le scienze naturali. E allora nel momento in cui il diritto rinunci alla propria curiosità teoretica in nome di una pretesa concretezza pratica, le premesse metateoriche non vengono cancellate, perché non sarebbe possibile, vengono relegate nell'ambito dei canali sotterranei, vengono ad essere inserite nelle componenti criptiche del discorso. E allora ecco che il rapporto fra scienze naturali e scienze giuridiche può essere letto alla luce di una nozione che è ben nota al mio uditorio, perché è una nozione prettamente comparatistica, è la nozione di criptotipo. È noto all'esperienza di qualsiasi
comparatista come in ogni linguaggio si annidino tutta una serie di componenti criptiche, le quali non sono verbalizzate, spesso non sono neanche consapevoli, ma sono estremamente forti perché, proprio in quanto sembrano ovvietà, sono sottratte al vaglio critico e quindi appunto relegate nella sfera delle ovvietà. Fra le premesse criptiche del pensiero giuridico, le premesse più forti perché relegate nelle ovvietà sono proprio le premesse epistemologiche. Accanto ad una piccola pattuglia di giuristi che si fa carico di asserire a quali siano le premesse alle quali fa riferimento o alle quali crede di fare riferimento, Welzel richiama il pensiero di Hartmann, Bettiol fa riferimento al neocantismo, però la maggioranza dei giuristi ha assorbito una immagine di scienza al liceo e all'università, non sempre si è curata di chiedersi se questa sia compatibile con le acquisizioni del pensiero contemporaneo. Ho usato il termine giuristi, ma il mio sfondo problematico va in particolare ai penalisti che si sono occupati della causalità giuridica, perché è proprio il terreno della causalità giuridica il terreno emblematico dove per un verso si annidano componenti criptiche non esplicitate e per altro verso i giuristi credono di poter vivere in un mondo a sé stante costruendo una causalità giuridica che riposa su una immagine di scienza che è una rispettosa formula inglese, dice most eaten, mangiata dalle tarme. L'immagine di scienza si sposa naturalmente anche con l'immagine di diritto e quindi è chiaro che il fenomeno si configura in modo diverso nell'area culturale anglo-francese o nell'area culturale italo-tedesca, perché un diritto penale europeo non esiste un diritto penale europeo perché non esiste una cultura penalistica europea. Per il mondo anglo-francese il diritto è uno strumento pratico per risolvere problemi concreti, per il mondo italo-tedesco la conoscenza giuridica è una forma sofisticata di conoscenza teoretica contigua all'essiologia, ma in realtà al di là di queste proposizioni che poi potrebbero essere semplicemente declamatorie le cose stanno diversamente, cioè se ci fermassimo a questa asserzione potremmo dire che il confronto fra l'approccio anglo-francese e l'approccio italo-tedesco sia il confronto fra un realismo ingenuo, un empirismo prima maniera da parte di francesi e di inglesi e dall'altra parte invece da un approccio sofisticatissimo da parte dei tedeschi. Invece io ritengo che proprio l'approccio penalistico tedesco contenga tutta una serie di presupposizioni e di elementi criptici che lo minano alle fondamenta. Naturalmente per il mondo anglo-francese la causalità è un problema di mero fatto, riguarda una situazione che non è ancora stata qualificata giuridicamente. Prima si stabilirà se è avvenuto un certo collegamento causale e poi si stabilirà giuridicamente che rilevanza abbia. Invece per il mondo italo-tedesco il problema della causalità è il problema giuridico per eccellenza, perché non si potrebbe prevedere tutta una serie di garanzie legate al nullum crimen sine lege e prevedere che una offesa tipica debba essere prevista e determinatamente prevista in un ordinamento, se lasciando poi la possibilità che il giudice possa arbitrariamente stabilire con quali collegamenti si possa imputare una offesa ad un soggetto. Quindi
il punto di partenza della dogmatica italo-tedesco sicuramente avverte la complessità e la giuridicità del problema della causalità, molto più del mondo anglosassone. Però, pur partendo da una premessa ineccepibile, poi costruisce il discorso sulla base di premesse largamente discutibili. In Italia poi il discorso è tutto peculiare perché contiene dei criptotipi di secondo grado, di questo vorrei parlare al termine del mio discorso. Sono criptotipi di secondo grado perché l'Italia recepisce modelli tedeschi, i quali a loro volta contengono elementi criptici che gli stessi tedeschi a volte non avvertono. Quindi il punto di partenza è la Germania, è la teorizzazione della causalità da parte dei tedeschi, in ragione di una opzione fondamentale, lo Strafgebe non contiene definizioni, non contiene definizioni né del dolo, né della colpa, tantomeno della causalità. Sotto questo profilo lo Strafgebe non è parente del Begebe, è esattamente un'impostazione diversa, ma non si tratta di pressapochismo, non si tratta di lacune oggettive, sono lacune soggettive, cioè intenzionali. È l'idea del professor Anrecht, è l'idea che spetti alla dottrina, spetti alla componente sapienziale di riempire il tessuto normativo delle impostazioni più delle definizioni e dei contenuti. Ed ecco che in mancanza di indicazioni normative su cosa sia la nozione di causalità, sappiamo benissimo che nell'Ottocento von Buri sintetizza, assembla due formulazioni. L'una è una formulazione emiliana, causa è la totalità delle condizioni, l'altra è una formulazione ben più antica perché ha un'origine galileiana, è l'idea della eliminazione mentale dell'antecedente. Se eliminando mentalmente un antecedente viene meno il conseguente, allora vuol dire che questa categoria è sussistente. Si è detto subito, il discorso galileiano non riguarda la causalità, riguarda qualsiasi categoria di determinazione, quindi già sotto questo profilo le due nozioni che vengono assemblate da von Buri sono del tutto eterogenee, e sono eterogenee anche perché l'una è ontologica e l'altra è epistemologica. Questo si rispecchia poi nel linguaggio, perché nei manuali penalistici, quando si cita la formula sine qua non, c'è tutta una serie di autori che parlano di condicio sine qua non, perché dicono cum dicere condicio, quindi fanno riferimento ad una sequenza regolare, mentre altri autori, e la tradizione che parte da Feuerbach è la tradizione più rassè nell'ordinamento italiano, parla di condizio, perché condere, conditum, condicio, il fondamento genetico, il fondamento sine qua non. Quindi c'è etimologicamente, non sempre poi gli autori che utilizzano l'una o l'altra dizione sono perfettamente consapevoli della valenza semantica che poi ha questo tipo di opzione. Ma il fatto è che il metodo galileiano è un espediente epistemologico bon à tout faire, può essere utilizzato per qualsiasi categoria di determinazione. E già nel primo Novecento i tedeschi erano perfettamente consapevoli di questo. C'è una celeberrima disputa fra Engisch e Spendel sui rapporti fra causalismo e condizionalismo, dalla quale si evince che per stabilire se un certo fenomeno sia un antecedente necessario di un altro, è necessario presupporre un criterio di necessarietà, cioè presupporre un criterio di causalità. In sostanza, la formula sine qua non è un guscio vuoto. Tutta la storia del Novecento tedesco è il tentativo di riempire questo guscio vuoto. E siccome le teorie causali sono tantissime, si può a livello metateorico semplificare il discorso considerando tre gruppi di teorie: le teorie causali in senso stretto, teorie della rilevanza, teorie della imputazione. Le teorie causali in senso stretto ritengono che
non si possa non riempire questo guscio vuoto facendo riferimento a discipline extragiuridiche. Le teorie della rilevanza distinguono una base fisicalistica da una rilevanza giuridica, le teorie di imputazione scoprono che il problema della responsabilità non è esattamente sovrapponibile al problema della causazione. Ora, poniamo subito da parte le teorie della rilevanza, siccome presuppongono una base causale, stanno e cadono con il loro presupposto, devono appoggiarsi a teorie che presuppongono una nozione di causalità e quindi soltanto due gruppi sono interessanti. E il primo, se noi accettiamo questa tripartizione che io suggerisco, che è una tripartizione di prima approssimazione, dobbiamo subito considerare che si tratta di una sistemazione semplificazione atta a ridurre la complessità, non ha nessuna valenza assoluta, soprattutto non ha una valenza dal punto di vista dell'autorappresentazione che hanno gli stessi autori che formulano una teoria. In sostanza c'è una tradizione accreditata da Engish, quindi estremamente autorevole, che colloca la causalità adeguata all'interno delle teorie della rilevanza, ma in realtà von Kreis non voleva operare dei correttivi nei confronti della sine qua non. Von Kreis voleva sostituire la teoria della sine qua non, quindi una teoria della rilevanza che in realtà non è una teoria della rilevanza. Non parliamo delle teorie dell'imputazione oggettiva, le quali partono dall'idea che si tratti di affrancare dalla causalità il regime di imputazione e poi finiscono in una serie di Fallgruppen, approdano al metodo casistico, finiscono per creare tutta una serie di correttivi ad hoc delle conseguenze inappaganti della condizione sine qua non e quindi finiscono per essere il più delle volte delle teorie della rilevanza. E allora, naturalmente, se vogliamo parlare di teorie causali in senso stretto o di teorie dell'imputazione, dobbiamo aver riguardo alla struttura delle teorie e non all'aspetto declamatorio, ma questo è un aspetto che un pubblico di comparatisti recepisce senza che ci sia bisogno di particolari ulteriori spiegazioni. Io ti chiedo scusa, solo che però abbiamo delle oggettive questioni organizzative, nel senso che poi i vari gruppi finiscono, si allestisce un pranzo, eccetera. Quindi ti pregherei, mi rendo conto dell'ingiustizia e del dispiacere per la complessità degli argomenti, ma se potessi poi condensare le tue considerazioni. 5 minuti. Io ho calcolato un quarto d'ora, perché la mezz'ora a disposizione... La mezz'ora a disposizione ti darebbe forse 10 minuti, 11 minuti, però se sei così cortese da darci 5 minuti, così tenterò. Tutto procede, stesso qua secondo. Tenterò. Il nucleo comune a tutte queste teorie è quello di accettare in realtà una impostazione sostanzialmente fisicalistica. In realtà, sia che facciano riferimento al fisicalismo in senso forte, cioè la causalità che deve riempire il guscio vuoto è quella delle scienze naturali. E questa è un'impostazione che nasce morta, la formula Engish nel 1931, Engish ritiene che la causalità debba essere quella delle scienze naturali e lo fa proprio nel momento in cui Heisenberg e Schrödinger stanno annichilendo la nozione di determinazione nomogenetica. Tanto è vero che lo stesso Engish, che è una persona di grandissima cultura, ritira il discorso nel 1965 dopo aver letto nel 58 il Physik und Philosophie di Heisenberg, il quale enuncia il paradosso di Copenaghen, e il quale paradosso di Copenaghen ci dice che la causalità è una categoria del linguaggio annichilita, evaporata, dice Heisenberg, ma della quale siamo prigionieri, perché Worf ha enunciato la teoria della prigionia del linguaggio, e se noi dovessimo rinunciare a spazio, tempo e causalità,
non saremmo esseri umani, fa parte, è patrimonio ineliminabile del nostro linguaggio. Però questo tipo di approccio di English non è seguito dalla letteratura contemporanea. La letteratura contemporanea si divide in due branche, quelle che tendono a immunizzare il mondo del diritto penale dalle scienze naturali dicendo ma in fondo il diritto penale si occupa del mondo dei macrooggetti e quindi può evitare di pensare alle dirompenti acquisizioni della teoria del quantum e della teoria del caos, ed è autocontraddittoria questa impostazione, ovviamente, perché un'impostazione di questo genere implica di costruire il concetto causale riferendosi alla fisica, ma fermando la fisica all'Ottocento, perché quella del Novecento deve essere estromessa. L'altra è la tesi della sussunzione sotto leggi nelle forme deboli, quindi non esistono più le leggi causali, non importa, usiamo le leggi statistiche, se non ci sono le leggi statistiche, criteri di credibilità razionale, purché scientifici, mentre Popper ci aveva già chiarito che sostituendo il termine certo, il termine probabile, non si guadagna niente, perché si ricade nella critica all'induzione, che il demarcazionismo fra scienza e metafisica è caduto, perché la scienza è intessuta di teoria e di valutazioni, e tutti questi tentativi di riesumare la empeliana sussunzione sotto leggi sono tentativi che nascono morti. E siccome la stessa logica è la logica che viene utilizzata dalla dottrina dell'imputazione, la quale in nome di una concezione strumentalistica della scienza costruisce tutta una serie di correttivi, neanche la teoria dell'imputazione è riuscita ad emancipare il discorso. E allora dalle sue premesse fisicalistiche. E anzi, la sovrabbondanza di correttivi cunianamente è l'indice della crisi di un paradigma. E allora, qual è il paradigma da accettare? Il paradigma da accettare è quello di rendersi conto che nella penetrazione dei modelli, il modello italiano, la teorizzazione italiana che tanto successo ha dato alla teoria della sussunzione sotto leggi, accoglie un doppio ordine di componenti criptiche, cripticamente suggerite dal mondo tedesco. Il primo ordine di componenti criptiche è che il rapporto di causalità riguardi un evento naturalistico, mentre, e qui l'esegesi soccorre il giurista, il codice italiano dice a chiare lettere che il punto di riferimento della causalità non è un evento naturalistico, ma è l'offesa, cioè qualcosa di coessenziale all'intera struttura. L'altro elemento criptico è l'immagine di scienza che è stata veicolata dall'ordinamento tedesco nell'ordinamento italiano e che ha consentito ad alcuni autori italiani di riesumare una teoria nata morta come la sussunzione sotto leggi, riportando il pensiero penalistico oltre mezzo secolo indietro rispetto alle dirompenti acquisizioni del costruttivismo post-positivistico. Per concludere, perché sono costretto a farlo, che cos'è la causalità allora giuspenalistica? In primo luogo è una figurazione, perché le leggi, lungi dall'essere naturali, sono costruzioni artificiali nelle quali il costruttore di teoria ha astratto i profili che gli sembrano più rilevanti e li ha rubilantianamente ricomposti in figure significanti. In secondo luogo, dal punto di vista tecnico-giuridico, è un concetto normativo, cioè quei concetti, come direbbe English, che non possono essere letti se non sotto la logica presupposizione di norme. Come tutti i concetti normativi, la causalità ha un nucleo centrale che ne assicura la stabilità e la determinatezza, e nell'ordinamento italiano il nucleo centrale è diverso da un sistema del tutto diverso come quello tedesco, perché l'ordinamento italiano contiene al capoverso dell'articolo 40, contiene incoativamente, una definizione indiretta e celata della causalità, stabilendo che la causalità nell'ordinamento italiano è impedibilità in linea di principio. Nucleo centrale e elementi presupposti di applicazione, di concretizzazione
del nucleo centrale. Allora la seconda componente, i presupposti di attualizzazione del nucleo centrale, sono proprio il posto che può eventualmente essere occupato dalle teorie delle scienze naturali, ma non necessariamente, perché non è assolutamente detto che la figura causale debba essere attualizzata attraverso teorie delle scienze naturali. Quindi il posto delle teorie delle scienze naturali nella concretizzazione della causalità giuspenalistica è quello di apporti di secondo grado eventualmente richiamabili nel quadro di quella logica, di quella tecnica di rinvio che è caratteristica degli elementi normativi. Grazie. Peccato che Rodolfo Sacco non fosse qui ad ascoltare la relazione di Licci, che pure aveva suggerito, perché nulla gli reca più gioia della diffusione del termine criptotipo. E quindi la conquista del diritto penale da parte del termine criptotipo è qualcosa che gli deve essere riferito. E quindi, essendo che la mattinata è stata intensa e assai peculiare, e che l'ora è tarda, io non credo di procedere a un dibattito, e invece chiuderei la seduta e vi ringrazio per la partecipazione. Arrivederci. Devo ammettere che è stata una grande conduzione. Moltissimo. Poi ti passo una gran cosa. Parte del mio intervento era proprio destinata a dimostrare. Perché non esistono teorie vere, non esistono. Vedi, io ho imparato un trucco con i coordinatori, sai qual è, quando parlo, non li guardo riteniamo mai. Perché se tu gli dai un attimo lo sguardo, allora tu non li devi far finta che non esistono. Allora lui mi ha inviato l'orologio, hai visto? Però io non lo rimando, non lo devi guardare.